Buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Apriamo con la pagina dedicata all'attualità. Tra le fasce d'età più colpite in questa quarta ondata del Covid c'è quella dei più giovani. Aumentano i casi positivi anche nelle scuole. Pescara non fa eccezione, come spiega ai nostri microfoni l'assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Sentiamo. Assessore, aumentano i casi di positivi nella nostra regione, anche a Pescara, ma soprattutto oggi la fascia di età più colpita è quella giovane. Tornano anche i casi nelle scuole. Qual è la situazione a Pescara per voi che monitorate quotidianamente proprio il movimento degli studenti? Allora, ci sono delle differenze da fare. Certi casi stanno aumentando a Pescara, in modo particolare nelle scuole, però devo dire la verità. Per noi comune, che praticamente monitoriamo le scuole che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole medie, grandi, grossi problemi non ne abbiamo, tranne quelle tre classi al Fleano che ormai sono già sotto controllo, però il resto no. Quello che si sta verificando in modo particolare è purtroppo alle scuole superiori, dove magari i ragazzi, sapete benissimo che riescono, pensano di essere fenomeni su tutto, ma purtroppo le cose non stanno andando bene, quindi l'età più colpita è quella che va dai 13 ai 19 anni. C'è preoccupazione, visto che ci si avvia verso la stagione fredda e probabilmente ci sarà un ulteriore aumento dei casi? La preoccupazione è tanta e alta, le raccomandazioni vengono fatte giornalmente, bisogna continuare a non abbassare la guardia. Bisogna controllare sempre il lavaggio delle mani, bisogna indossare correttamente la mascherina e rispettare il distanziamento, che sono le tre cose basilari. Proseguono intanto i controlli e i tamponi per i ragazzi allo Stadio Adriatico? Sicuramente questa è un'altra cosa importante che insieme alla ASL siamo riusciti a fare, ad aprire il centro per i tamponi allo stadio, dove i ragazzi la mattina possono andare tranquillamente a effettuare i tamponi. Rimaniamo in argomento: i servizi educativi per l'infanzia al centro di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri dei NAS di Pescara. I militari hanno ispezionato 8 nidi d'infanzia nel capoluogo adriatico, documentate in alcuni casi precarie condizioni igienico-sanitarie dei locali, assenza di certificazione verde Covid-19 per i lavoratori e inadeguatezza dei protocolli anti-Covid adottati. Nei confronti di una struttura interessata da importanti criticità igienico-sanitarie e priva di autorizzazione è intervenuto un provvedimento di immediata cessazione dell'attività da parte del Comune. La responsabile è stata segnalata alle autorità sanitarie, amministrative e giudiziarie e in una delle strutture ispezionate i NAS hanno rilevato criticità nei protocolli anticontagio, motivo per il quale al responsabile è stata contestata la sanzione amministrativa di 400 euro. Nel corso di un'altra ispezione invece i militari hanno identificato un'operatrice priva di Green Pass. Alla stessa è stata notificata una sanzione pari a 600 euro. Alla responsabile dell'attività invece è stata contestata la sanzione per omesso controllo. E rimaniamo in argomento: a Pescara è stato presentato Autonomia, sostantivo femminile, progetto in difesa delle donne vittime di violenza, promosso da l'Ipsas Laboratorio e Innovazione, in collaborazione con le associazioni Novissi e Ananche. Il servizio è di Paolo Renzetti. Accompagnare le donne vittime di violenza in uscita dalla fase di urgenza in un percorso di autonomia lavorativa e abitativa. Sono questi in sintesi gli obiettivi principali del progetto Autonomia Sostantivo Femminile, un'iniziativa promossa dall'associazione LIAPS Laboratorio Innovazione di Pescara in partnership con l'associazione Novissi, in collaborazione con Ananche e con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Abruzzo. Il progetto infatti è stato selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico della Regione per il finanziamento riservato a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni per la realizzazione di attività di interesse generale previste dal codice del terzo settore. Questo progetto consiste in due linee specifiche che sono l'autonomia abitativa e l'autonomia lavorativa per donne vittime di violenza
in uscita dalla fase di urgenza. Sono due linee che saranno supportate da interventi specialistici sia dal punto di vista appunto dell'orientamento, la formazione e l'accompagnamento delle donne al mercato del lavoro, dall'altra parte da esperti che supporteranno le donne nel facilitare la ricerca di alloggi sicuri, alloggi a costi accessibili, per chiaramente una maggiore sicurezza dei propri affetti e di se stessa. Le donne, soprattutto quelle che escono dalla fase di urgenza, hanno bisogno di riappropriarsi della loro vita, hanno bisogno nello stesso tempo di riconquistare i propri spazi e quindi di conseguenza noi vogliamo veramente dare una mano e facilitare il loro cambiamento e facilitare anche la riconquista dell'autostima in se stesse. Ed ora passiamo alla cronaca. Intervenuti per l'occupazione abusiva di un alloggio popolare, gli agenti della Polizia Municipale trovano droga, materiale provente di reato e persino due potenti ordigni artigianali. È quanto accaduto ieri sera nel complesso denominato Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli a Pescara. Al termine dell'operazione, un 45enne senza fissa dimora di origini pugliesi è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e porto di oggetti atti a offendere. Gli agenti del gruppo di intervento nucleo antidegrado, diretti sul posto dal tenente colonnello Massimiliano Giancaterino e coordinati dal comandante Danilo Palestini, una volta nell'appartamento occupato abusivamente hanno trovato quantità di droga tra hashish, marijuana, cocaina ed eroina. Voltiamo pagina, ora parliamo di politica. I consiglieri comunali di centro-sinistra di Pescara parlano ormai apertamente di una crisi di maggioranza e di un conseguente blocco delle azioni amministrative del comune, auspicando un cambio di passo per il bene della città. Il servizio è di Paolo Renzetti. Immobilismo amministrativo, questa è l'accusa che i consiglieri comunali di centro-sinistra rivolgono alla giunta Masci, che secondo la minoranza naviga oggi a vista, senza dei veri obiettivi e portando avanti solo l'ordinaria amministrazione e tralasciando invece quelli che sono i veri problemi della città. Il centro-sinistra chiede alla maggioranza per il bene di Pescara di tornare a governare, lasciando da parte liti e beghe tra i partiti. Il comune è bloccato ormai da 3 mesi. Abbiamo visto tutte le delibere di giunta approvate in questi ultimi 3 mesi, sono per la stragrande maggioranza delibere ordinarie di lavori di sommorgenza o di ricorsi di resistenze ai ricorsi per le multe. Quindi sostanzialmente oggi il comune è bloccato, il consiglio comunale si riunisce soltanto per assistere alle litigate furibonde dentro la maggioranza di centrodestra, ma sul piano delle cose da fare il comune è completamente bloccato e questo sta dimostrando che purtroppo questa maggioranza sta gestendo la sua crisi interna sulle spalle dei pescheresi e facendo pagare alla città un prezzo inaudito di un blocco sostanzialmente di tutti i progetti che possono essere portati avanti. È caduta l'alibi della pandemia, perché rispetto al nulla assoluto che ha fatto questa amministrazione in questi anni, ora non ha più la scusa di dover operare unicamente l'ordinaria amministrazione. Pescara è una città grande che ha tante esigenze, tanti settori molto diversi tra loro che meritano attenzione. C'è una risposta di niente in tutti questi settori e non si può più dire che purtroppo non si può operare per questa esatta limitazione. È caduto questo velo e questa amministrazione sta lasciando Pescara languire nel nulla. La città è sporca, non c'è nessun tipo di programmazione di nessun tipo, culturale, turistica, eccetera. Sono settori dimenticati da questa amministrazione e anche sulle cose più semplici e più utili alla città c'è una disattenzione totale. Io penso che queste persone debbano tornare a ricordarsi che amministrano una città e devono essere attivi. Non lo sono loro, lo saremo noi. Continuiamo a parlare di politica. In una conferenza intitolata La destra conservatrice è stato presentato il Circolo Cittadino di Nazione Futura, movimento di ispirazione conservatrice. Ai nostri microfoni ascoltiamo il coordinatore cittadino di Pescara, l'avvocato Paolo Di Fabio, ed il presidente nazionale Francesco Giubilei a Pescara per l'occasione.
Il nostro obiettivo è quello, da un lato, di portare avanti un'attività di carattere culturale, quindi con la presentazione di libri, di convegni, dall'altro lato di stimolare un dibattito di carattere anche politico sul territorio, portando alla cittadinanza e in particolare anche quelli che sono i partiti di centrodestra determinati non solo valori ma anche problematiche che vive il territorio, con un'ottica sempre però propositiva, quindi anche con proposte per migliorare quella che è la vita dei cittadini sul singolo territorio. Un'associazione, come ha detto lei, vicino a quella che è l'area di centrodestra, l'Abruzzo, governata dal centrodestra, di che cosa ha bisogno per riconfermarsi magari? Ma l'Abruzzo è una regione governata dal centrodestra che sta facendo un importante lavoro grazie a quella che è la giunta Marsilio. Ci sono anche altre importanti città, capoluoghi di provincia, non solo, che sono governati dal centrodestra. È chiaro che la sfida principale da qua ai prossimi anni sarà anche intercettare quelle che sono le risorse del PNRR che dovranno essere spese sul territorio per cercare di portare avanti delle iniziative, anzitutto di carattere infrastrutturale, che sono fondamentali per la ripresa economica. E poi è importante anche guardare a quelle che sono degli snodi di carattere imprenditoriale che riguardano tante piccole imprese del territorio abruzzese che in particolare negli ultimi mesi e negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, vivono un momento di difficoltà. Dal nostro lato, come Nazione Futura, vogliamo però porre anche l'attenzione sulla necessità da qua ai prossimi anni di continuare nella costruzione di una classe dirigente, che è un aspetto estremamente importante, e la nostra associazione vuole proprio portare delle nuove figure in ambito giovanile e non solo, che possano dare un contributo a quella che è la classe dirigente del futuro abruzzese del centrodestra. In Abruzzo ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questa associazione possa comunque continuare il suo lavoro. L'Abruzzo ha un terreno veramente fertile nell'ambito della cultura di centrodestra. E pensiamo appunto, anche attraverso lo sviluppo che sta avendo l'associazione a livello regionale, di poterci consentire appunto di dire la nostra parola e di sostenere attraverso Nazione Futura questo pensiero conservatore che si sta formando anche a livello nazionale ed europeo. Il servizio era di Stefano Recanati. Rimaniamo a parlare di politica. Il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, scende in campo e sfida l'uscente Angelo Caruso per la presidenza della provincia dell'Aquila. Lo stesso Giovagnorio ha spiegato i motivi che lo hanno portato alla candidatura. Sentiamo nel servizio. Non ho potuto negare la mia disponibilità alle sollecitazioni innanzitutto del sindaco di Avezzano. Avezzano è il nostro capoluogo e quindi anche ad una serie di sindaci con i quali ci conosciamo bene, con i quali abbiamo ottimi rapporti. Naturalmente non la vedo molto come sfida, assolutamente, perché io ho una stima immensa dell'attuale presidente della provincia e non posso che dirne bene del collega sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. E quindi adesso però ho dovuto rispondere anche alle sollecitazioni di altri colleghi sindaci e quindi siamo in ballo per questa partita. Io sono un candidato civico, lo sono fin dal momento in cui mi sono presentato 5 anni fa e poche settimane fa di nuovo qui a Tagliacozzo. Quindi coloro che pensano che nelle politiche europee che dovremmo andare ad affrontare con il PNRR volessero accondiscendere ad un discorso comune, sono naturalmente ben disposto ad ascoltare, così come il gruppo di sindaci che si è stretto intorno a me. Non parlerei molto di un rinnovamento, in quanto sicuramente in questi ultimi anni la provincia ha vissuto dei momenti dovuti alla legge del Rio, eccetera, quindi di riorganizzazione e di difficoltà. Anche quindi chi ha retto le responsabilità provinciali è andato incontro a tante difficoltà. Adesso c'è bisogno sicuramente di un altro discorso, di un discorso diverso, perché andiamo incontro a progettualità diverse e ad occasioni diverse derivanti appunto da questa politica di riorganizzazione internazionale che è diretta naturalmente dall'Europa e è gestita a livello nazionale con il PNRR. Rimaniamo in argomento. Questa mattina a Palazzo di Città a Pescara il capogruppo in Consiglio Comunale Massimiliano Pignoli ha presentato il progetto UDC in tour per i quartieri, un modo diverso di ascolto dei cittadini per conoscere problemi e ricevere le loro istanze. Il servizio è di Paolo Renzetti.
Consigliere Pignoli, questa mattina in conferenza stampa presentate questo interessante progetto UDC in tour per i quartieri di Pescara. Andrete ad incontrare i cittadini e ad ascoltare le istanze della cittadinanza. Sì, siamo al giro di boa, come si usa dire, quasi a metà mandato, per cui è necessario, come si prevede qualche rimpasto in giugno, è necessario fare anche una roadmap all'interno dei quartieri. Quindi io, il consigliere, l'amico Berardino Fiorilli, con l'assessore D'Inizio che rappresenta l'UDC in giunta e ha la delega all'ascolto del disagio sociale, nei prossimi giorni ci recheremo nei vari punti del quartiere, partendo da quelli più disagiati, quindi via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano, via Caruri per Servizio, i Colli, Zanni, Marina Sud, Marina Nord e perché no anche il centro. Per cui per verificare lo stato dell'arte della situazione, sia per quanto riguarda l'aspetto relativo al sociale, che a noi c'è tanto a cuore, sia anche per quanto riguarda l'aspetto dei lavori pubblici, della viabilità, della ordinaria manutenzione per quanto riguarda la potatura delle piante, eccetera. Quindi, come dire, è la politica che si avvicina al cittadino. Noi abbiamo da sempre avuto come finalità questo tipo di indicazione, anche rispetto all'azione politica che svolgo quotidianamente all'interno del mio ufficio come ascolto e aiuto alle persone bisognose. Questa volta interverrà il collega Berardino Fiorilli e l'assessore D'Inizio, che rappresenta, come dicevo prima, l'UDC in giunta e che ha la delega all'ascolto sociale, perché poi ovviamente nel redigendo bilancio del 2022 sicuramente potremmo apportare, sentiti i cittadini, delle modifiche ulteriori. Ma direi che questo deve essere un legame costante e quotidiano, e di fatto lo è, ma qualche volta è necessario andare incontro alle esigenze della città, cioè scendere, uscire dal palazzo, non soltanto accogliere nel palazzo. Lo facciamo direi quotidianamente, perché ognuno di noi vive la città, Pescara è vissuta, ogni giorno la giriamo fondamentalmente, ma è importante farlo anche in maniera più istituzionale, quindi fare delle visite mirate ad occhio, in modo tale che anche il cittadino che magari non riesce ad incontrarci per varie ragioni può rappresentarci quelle che sono le istanze. Credo che questo sia un utile contributo alla Giunta, a tutto il Consiglio Comunale, per portare quelle istanze che provengono dalla città e che sono poi rappresentate in Consiglio Comunale. Voltiamo pagina. Gli angoli più suggestivi del centro storico di Teramo sono stati lo scenario ideale per letture itineranti degli studenti del Liceo Milli. All'iniziativa Libriamoci, giunta alla sua 8ª edizione, è intervenuto anche il sindaco Gianguido D'Alberto. Tania Bonici Castelli. Il centro storico di Teramo torna a rianimarsi grazie agli studenti del Liceo Milli, che hanno ideato e realizzato un itinerario di letture nei posti più suggestivi della città. Libriamoci è un'iniziativa che è giunta alla sua 8ª edizione, un momento di cultura e fascino, tutto da gustare. Come avete avuto l'idea di questo progetto? La nostra scuola ha già partecipato a vari progetti riguardanti la lettura. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo organizzato il Book Trailer Milli Caffè. Sicuramente Libriamoci è una delle attività più importanti perché si svolgono da tanti anni appunto in diverse scuole d'Italia, e l'idea è partita sicuramente dai nostri docenti, ma noi ragazzi siamo stati subito emozionati di partecipare, perché siamo tutti appassionati comunque per la lettura e è un'occasione per mettersi alla prova e anche per superare le proprie timidezze. Che brani avete scelto? Diversi brani da libri che ci hanno colpiti e ci hanno emozionati, e speriamo che attraverso le letture possiamo trasmettere le stesse sensazioni che abbiamo provato noi nei confronti dei passanti che stanno ascoltando. Una volta un uomo si mise in testa di rubare il Colosseo di Roma. Voleva averlo tutto per sé. Alla lettura della favola sul Colosseo di Gianni Rodari in Piazza Martiri assiste anche il sindaco Gianguido D'Alberto. Teramo il suo Colosseo ce l'ha e come? È il teatro romano che aspetta però da secoli di essere recuperato. Rodari parla del Colosseo, ma Teramo ha il suo piccolo Colosseo. Quando potremo tornare a viverlo questo teatro romano? Mi sento di dire prestissimo. Prestissimo partiranno i lavori. Io ho già detto entro la fine dell'anno, sarebbe un risultato straordinario, e dopo tanti annunci, dopo tante promesse ci siamo, quindi iniziamo con la rimozione dei due palazzi, e quindi il vero obiettivo è restituire alla città quella che è un'opera fra le più belle della regione e non solo. Quindi Teramo ripartirà dal suo teatro romano e dalle sue bellezze, fermo restando insomma che la bellezza
e va rivolta al nostro futuro. È meravigliosa questa piazza, con i ragazzi di tutte le età, perché abbiamo sia i bambini delle scuole primarie che i ragazzi delle scuole superiori che hanno offerto questo momento di lettura nel progetto Libriamoci. Ecco, bellezza nella bellezza. Teramo riparte. Siamo allo sport, il Pescara continua a preparare a Silvi la trasferta di domenica di Pontedera. Auteri dovrebbe affidarsi di nuovo al 4-3-3. In rialzo le quotazioni di Clemenza, che potrebbe prendere il posto di Ungalano, che non è al 100%. Il servizio di Andrea Costantini. Meno due alla gara del Mannucci di Pontedera, una partita che dovrà sapere di riscossa per un Pescara che prova a lasciarsi alle spalle le ultime cocenti delusioni. Mancherà Memusciai squalificato. Auteri ha provato diverse soluzioni nel corso della settimana, ma alla fine dovrebbe propendere per la conferma del 4-3. Sono tornati regolarmente in gruppo stamani sia Michael De Marchi che Cristian Galano, che avevano avuto qualche problemino nei giorni scorsi. Galano proprio per questo potrebbe partire dalla panchina. Davanti Auteri dovrebbe ridare fiducia a quel Clemenza, sembrato tutt'altro che in palla nelle ultime uscite, in particolare nella sua ultima da titolare a Teramo in Coppa Italia. Anche De Marchi dovrebbe partire dalla panchina, al massimo può entrare in competizione con Dursi per una maglia da esterno d'attacco. In mediana con Pompetti e Rizzo ci dovrebbe essere Diambò a completare il trio di centrocampo. Linea 4 con Nzita, Drudi in grosso e uno tra Cancellotti e Zappella a destra. Nel Pontedera ci sarà un'assenza in difesa, quella dell'esperto argentino Especie. Nella difesa 3 troverà spazio Cristian Sciba, fratello dell'ex attaccante della Vastese Henry e cugino del portiere del Notaresco Clevis, in un reparto completato da Matteucci e dall'ivoriano Bakayoko. Nei tre interni di centrocampo c'è il leader e capitano della squadra, Andrea Caponi, centrocampista di qualità alla sua 8ª stagione con la maglia dei Granata Toscani. Gli altri interni saranno Catanese e Barba, quest'ultimo ex del Pescara, ma solo sulla carta. Prelevato dall'Atalanta nel 2015 e mandato in prestito in varie squadre, non ha mai giocato una partita in biancazzurro. Gli esterni Milani e Perretta, davanti Benedetti a supporto del capocannoniere Magnaghi. 3-5-2 il modulo di riferimento dell'allenatore Ivan Maraia alla sua 5ª stagione consecutiva con il Pontedera. Direzione di gara affidata a Mirko Del Rio di Reggio Emilia, che non ha precedenti col Pescara, 2 sempre in trasferta col Pontedera. Vittoria con la Giana 1-3 nel 2019 e sconfitta col Como 4-2 lo scorso marzo. Domani per i biancazzurri seduta di finitura al mattino a Silvi e poi partenza nel pomeriggio per Pontedera con l'auspicio di un secondo blitz al Mannucci dopo quello dello scorso 19 settembre. Serie C, dopo il pareggio nel derby, Teramo domani al Bonolis contro l'Olbia in una sfida che deve rilanciare ulteriormente la formazione di Guidi. Senza Viero in mezzo ci sarà Fiorani, davanti dovrebbe essere confermato il tridente con Malotti, Bernardotto e Rosso. Il servizio è di Jacopo Forcella. Archiviato il pareggio nel derby col Pescara, per il Teramo di nuovo tempo di campionato e stavolta in un Bonolis che si preannuncia più caldo del consueto arriva all'Olbia, che ha appena lasciato la posta in palio al Siena. La squadra di Federico Guidi tra le mura amiche deve aumentare il livello dei punti messi in cascina, partendo dal presupposto però che le ultime uscite, Cesena a parte, hanno restituito comunque al tecnico una formazione più solida. 7 punti su 12 disponibili con Viterbese, Gubbio, Bianconeri, Romagnoli e Fermana, più il pari dell'Adriatico Cornacchia in trasferta, non hanno comunque tolto d'impaccio un diavolo in piena zona playout. Guidi ha un problema a centrocampo, perché sarà fuori Viero per squalifica, Rossetti come Cucurullo è out per problemi fisici e dunque toccherà a Fiorani affiancare Arrigoni e Mungo. A proposito del centrocampista ex Sassuolo, perfettamente riuscita l'operazione di asportazione del menisco del ginocchio destro e di revisione della cartilagine. Dopo l'intervento effettuato dal professor Cerulli è già cominciata la fase riabilitativa sotto il controllo dello staff sanitario biancorosso, con tempi di recupero stimati in circa 2 mesi. Ma è il capitano Andrea Arrigoni, l'equilibratore della manovra biancorossa, l'uomo di cui non si può fare a meno, in grado di dettare i tempi e far girare i compagni di reparto. Dietro invece, con Soprano ancora in fase di recupero, anche se ormai dovrebbe essere totalmente al 100% probabile che Guidi possa affidarsi alla coppia consolidata formata da Bellucci e Piacentini, con l'alternativa Pinto, e con Soprano, che dunque non ha più l'impegno
l'impellenza di doverci essere ad ogni costo. In più, l'infermeria sta per restituire definitivamente anche Daniele Trasciani, che di fatto finora non c'è quasi mai stato. E il reparto arretrato così può avere anche conformazioni diverse da quella obbligata che il tecnico ha dovuto presentare nelle ultime settimane. A destra dovrebbe esserci Azio Osmanovic con uno tra Rillo e Ndreka, tornato dalla nazionale sulla corsia opposta. E poi davanti, dove Bernardotto, che si è sbloccato a Pescara, sarà al centro dell'attacco, presumibilmente con Malotti a destra e Rosso a sinistra, ma con un Birligia che scalpita e che proprio nel finale di partita di sabato scorso ha mostrato quanto la sua presenza può far cambiare la conformazione al diavolo, avanzando Mungo di qualche metro per dare sostegno a quelle che a quel punto diventerebbero due punte. Olbia, che a Teramo non ha mai vinto, 4 i precedenti con 3 successi biancorossi e un pareggio a reti bianche. Sardi, che saranno privi del portiere titolare Ciocci, anche per lui intervento chirurgico al menisco laterale del ginocchio destro, e allora la società si è cautelata con il ritorno di Paolo Tornaghi a titolo definitivo. Il portiere ha sottoscritto con il club un accordo valido fino al prossimo 30 giugno, portiere esperto che vanta 6 presenze nelle selezioni giovanili nazionali e un terzo posto europeo, conquistato con la nazionale under 17. Nella propria carriera Tornaghi ha indossato anche le maglie di Como, Rimini e Propatria, mentre nel quinquennio che va dal 2012 al 2017 ha militato nella Major League Soccer con le compagini dei Chicago Fire e dei Vancouver Whitecaps. E parliamo di volley. In A2 la SIE Cortona sarà di scena domenica alle 18 al Lago Negro. In A3, stesso giorno, stessa ora, l'Abba Pineto ospiterà il Garlasco, mentre in A2 femminile l'Altino riposerà. In B femminile domani alle 17 il Paglieta sarà impegnato a Ischia, l'Alba Adriatica riceverà alle 18 il Macerata, mentre in B1 femminile la Teatina Chieti giocherà domani alle 16.30 a Civitavecchia. Per la B2 alle 17 il Gada Pescara 3 affronterà in casa il Trani. Alle 19 Grand Derby al Pala Elettra fra D'Annunziana Pescara e Cetias Montesilvano. Il Teramo ospiterà domenica alle 17.30 il Bari, esordio in casa dopo 4 turni di trasferta. L'amministrazione comunale ha ufficializzato questa mattina la candidatura di Pescara a ospitare i Giochi del Mediterraneo Under 23 di Atletica Leggera edizione 2022 e gli Europei Master di Atletica Leggera 2023. Il servizio è di Paolo Renzetti. Presidente, Pescara si conferma sempre più una città a vocazione sportiva, c'è questa candidatura per i Giochi del Mediterraneo di Atletica Leggera Under 23 del 2022 e per i campionati Master 2023. Sì, sono due importantissime manifestazioni per cui la città di Pescara e la società Runners si sono candidati per l'organizzazione. Si continua nella tradizione di grande sport a Pescara, in questi ultimi anni ci sono stati tantissimi eventi di importanza e sicuramente è importante per la promozione della nostra zona, del nostro territorio, ma è anche un aspetto economico da segnalare, perché specialmente nei campionati italiani e europei master ci saranno migliaia di atleti che verranno da tutta Europa e quindi con un impatto promozionale ed economico per tutta l'area è importantissima. Ci sarà una agguerrita concorrenza per ospitare queste manifestazioni, però Pescara può vantare un'impiantistica di primissimo livello che risale già dai Giochi del Mediterraneo del 2009. Diciamo che Pescara ha sempre ospitato manifestazioni di atletica di altissimo livello, pare tantissime edizioni dei campionati italiani delle varie categorie, ultima quella del 2019, i campionati italiani assoluti, che ha visto una partecipazione di pubblico mai vista per una manifestazione di atletica, e la ripresa da parte di Rai Sport per tutte e tre le giornate per 12 ore di diretta, quindi è una piazza importante, con grosse tradizioni nel mondo dell'atletica, in grado di supportare e sopportare un'organizzazione così importante che spero venga assegnata a Pescara nonostante la concorrenza di altre città importanti. E solo una settimana fa abbiamo ufficializzato il ritorno del Giro d'Italia dopo 9 anni e oggi siamo qui per ufficializzare la
della candidatura della città di Pescara per i Giochi del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera edizione 2022, ma non solo, ma anche gli Europei Master 2023, quindi un grande successo per la città di Pescara. Sicuramente Pescara ha gli impianti e le strutture adeguate, sul tema siamo prontissimi, considerando che nel 2009 abbiamo già ospitato i Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, avendo un ottimo risultato, quindi non abbiamo nessun dubbio, non abbiamo paura, abbiamo già superato una selezione durissima e quindi siamo ben predisposti e pronti e ho la certezza che ce la faremo. È tutto per questa edizione, l'appuntamento con il TG6 è per le 19 di questa sera. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.